dei messaggi che a livello politico, altrettanto politico, vengano gestiti in seno agli organi di Union Camere, perché è ovvio che se insieme i presidenti che stanno agli organi di Union Camere decidono che comunque la priorità va data, questo significa sia che eventualmente poi nei rispettivi organi territoriali si facciano scelte diverse e magari anche scelte riguardo alle risorse. È chiaro che quello l'abbiamo detto fin da principio ed è abbastanza evidente, è ovvio che, come dire, nozze con i fichi secchi già se ne fanno spesso, no? E non si possono fare, insomma, da sicuro comunque è un problema che vale anche naturalmente per noi a livello nazionale. Si tratta naturalmente di capire, infatti, delle cose in realtà che adesso elencava Marco Marazza, se ci pensate diverse già vengono fatte, non in tutte quante le camere ovviamente in modo diverso, però sono cose che già facciamo e quindi già i fichi secchi li stiamo utilizzando su quello, non sarebbero in più, adesso passatemi la prosecuzione di questo ragionamento. Le cose in più da fare potrebbero essere se ad esempio alla promozione ci aggiungiamo la gestione, questo ovviamente è un discorso che presuppone un passaggio differente, se però, mi sembra di cogliere un po', questo era lo stimolo di Marco Marazza prima, andiamo a vedere, questo è l'elenco delle attività che si potrebbero fare, non necessariamente dobbiamo farle tutte, peraltro non le stesse necessariamente in tutte quante le province. Certo, perché cambia a seconda di quello che fa, ci si raccorda, l'altro attore pubblico, esatto, del territorio, cioè questo quindi va se, modulato. Se per ipotesi le stesse, ripeto, l'ho detto prima, però sono il primo a dire anche questo, se l'associazione di categoria sappiamo che sono specializzate però sulla gestione gli piace, insomma, passate pure una cosa un po' bassa, firmare contratti e farsi dare la parcella che riguarda il collocamento finale vero e proprio in quanto struttura fa quell'attività, poco male, non è quello il fine nostro, noi arriviamo fino a metterli in condizione di, allora da quel punto di vista addirittura probabilmente colgono un servizio che è perfino nei confronti loro, cioè ribaltiamo l'ottica, non solo non facciamo nessun tipo, per lecita che sia, di concorrenza al servizio, ma anzi ti aiutiamo a farlo meglio, perché poi in realtà possiamo pure ragionare così. Cioè il vero aspetto di fare un sistema che è aperto ed è integrato, perlomeno mi piacerebbe leggere questo nella filosofia di fondo che c'è stata, è proprio che si sa che probabilmente questa attività, se si pensa di fare chi la fa, tanti o pochi si sia tutta, non si va da nessuna parte, cioè l'occupazione si fa con piccoli numeri, cioè noi vediamo le statistiche, sembra quasi che uno deve trovare sempre le misure, oppure ognuno deve puntare a farne 1.000, 2.000, 1.000.000 di occupati, cioè no, non è quello il punto, è l'insieme delle tante attività di cui abbiamo anche parlato oggi che può far sì che piccoli numeri alla volta si ottiene quel risultato, quindi non tutti si devono fare le stesse cose, cioè, prima abbiamo parlato di una specializzazione, diciamo, di nicchia d'offerta o di domanda, potrebbe essere anche di per sé nella scelta di quei servizi, cioè qualcuno potrebbe anche al limite continuare a fare solo tirocini per intenderci, però lo fa essendo iscritto, quindi sapendo che è un'attività che è anche finalizzata a e su cui comunque c'è la cautela che si sa che perlomeno quello si può fare. Altri potrebbero fare tirocini e promozione, altri addirittura arrivare a fare la gestione. Quelli che magari sono già più strutturati, come era probabilmente IFO all'inizio quando è partita, al di là del fatto che avesse una forma di azienda speciale o comunque una struttura simile. Quindi sono tante le possibilità. Il quadro che abbiamo delineato potrebbe far sì che magari a livello nazionale, anche per quello che può essere un riconoscimento territoriale, perché è una ricaduta importante, c'è un soggetto che da un lato viene accreditato, potrebbe per esempio essere un'università, e dà anche assistenza agli altri nelle sedi territoriali, magari a partire dalle camere che già stanno dentro a università. Reggio Emilia mi ricorda una di quelle fondatrici, adesso insomma quella trentina a cui sono arrivati sicuramente si è ampliato, ma ce ne sono tante anche di quelle che c'erano oggi, e quindi ad esempio in collegamento al fatto che si sta in una società consortile e promuovono un'università che fa quell'attività, insomma anche agli organi si può far capire che è una cosa collegata e funzionale. Dopodiché a livello territoriale, soprattutto se ci si vuole poi iscrivere all'albo, ma a prescindere da quello si può decidere di specializzarsi e fermarsi a un certo punto o all'altro, insomma lì sono tutti che però possono essere visti sia nell'insieme che come alternativi, è quasi più una lista esemplificativa da come è stata sempre presentata fin dall'inizio, insomma in quel concetto di intermediazione, se ci pensate tante di quelle cose fino a gestione dell'incontro di offerte di lavoro, se ci pensate tutto il resto già si fa, con difficoltà, con poche risorse, con le resistenze, gli ostacoli agli organi, quello c'è già tutto altro, cioè se ci sono problemi con le associazioni ci sono già dai tirocini o dai corsi di formazione o che ne so, dai corsi sulla 626 per dire, insomma
lì anzi pure con i sindacati sicuramente ci possono essere problemi, perché comunque è un membro solo ma c'è negli organi, per esempio, quindi voglio dire, se vogliamo possiamo considerarle tutte. I consumatori, se è un tema che c'ha a che fare pure con la tutela dei consumatori, insomma, le camere sono organi complicati, rischieremmo di non fare niente, penso, se anche quello non è un camera, è la stessa cosa se guardassimo quello, quindi io nel porle come avvocato del diavolo, però al tempo stesso dico, arriviamo fino a dove si può arrivare, però... Poi si può anche nel tempo implementare di altre attività, nel senso anche se... La definizione dei fabbisogni, cioè, alla fine dovrebbe essere anche utilizzata per il raccordo col Ministero dell'Istruzione, cioè proprio per condizionare i finanziamenti alle università in base al numero di corsi di laurea che rispondono effettivamente alle esigenze del fabbisogno, cioè anche questo, cioè, non sarebbe, però sono cose che verranno più avanti, diciamo, non sono cose attuali, insomma, sarebbe importante. Sono Giametta di Foa. Credo anch'io che la strada da percorrere un'evoluzione futura per questo tipo di attività e anche, insomma, rispetto agli elementi previsionali del mercato del lavoro che nei prossimi anni comunque vedrà un exploit, ritengo, di forza lavoro che dovrà, insomma, cambiare alcune prerogative rispetto al passato. Si faceva cenno già all'inizio della riforma del mercato del lavoro che ormai è improrogabile, evidentemente nel 2012 dovrà essere comunque ritoccata e rivista in un'ottica di flex security o comunque di riadattabilità delle vecchie generazioni o delle generazioni storiche di lavoratori è rimodellata su quelle che sono alcune prerogative e competenze delle generazioni più giovani. E quindi, cioè, anch'io credo che se le camere di commercio vogliono installare una tipologia di servizio di outplacement come è presente in, cioè, come viene operata da alcune società private nel mondo anglosassone, sia la direzione quella della specializzazione, dell'efficienza, della percentuale di piazzamenti lavorativi che riesce a fare è molto selettiva, perché il servizio generico universale è già comunque erogato dal servizio pubblico o da altre forme di aperte, di intermediazione, quali sono i servizi web che, come anche è stato citato, riscontrano comunque una percentuale di placement bassa e di utilizzo da parte delle imprese. Invece, nel caso di una specializzazione maggiore e di un servizio pensato per le imprese, o meglio, un servizio pensato alle imprese per le persone, quello potrebbe avere un discreto successo, sempre tenendo conto il carattere di efficienza e di percentuale di occupabilità di queste persone, lì riusciremo ad avere una certa visibilità e un peso sul mercato, in quanto, cioè, i FOA, per esempio, mi accorgo che nei servizi che eroga alle imprese, come sono l'apprendistato in un quadro normativo complesso e quelli già citati del tirocinio, ha veramente ottime percentuali di efficienza e di placement. Questi sono dei servizi pensati in coordinazione, in coordinamento con le imprese, però hanno dei risvolti per le persone. Dovremmo pensare a qualcosa di simile. Io non condivido